Terzo trimestre in rosso per Lloyds Banking Group. La banca britannica ha chiuso con una perdita di 361 milioni di sterline. Nello stesso periodo dell'esercizio precedente, il gruppo, salvato dallo Stato durante la crisi finanziaria, aveva registrato un rosso di 501 milioni di sterline. La società ha spiegato che la perdita è dovuta anche ai più di 2 miliardi di sterline di accantonamento per regolare i contenziosi sulle vendite forzate di assicurazione crediti, di cui 1 miliardo è di competenza del terzo trimestre.